Ciao a tutti ragazzi, sono Ren e benvenuti in questo nuovo episodio di Farming Simulator 2013. E vi avevo promesso, ecco, sono sceso nel posto sbagliato. Vi avevo promesso che in questo episodio saremmo andati a trinciare con la trincia quella grande. Quindi vedremo. Sembra essere molto molto meglio a quanto pare. Sì. Ci riempiamo in un secondo proprio. Qui GameStar sembra che non voglia proprio andare. Ho proprio riavviato il gioco anche perché nel frattempo avevo fatto quel. Mi ha presentato la presentazione della Land of Italy, ma. Non sembra funzionare. Oh. Cosa ho messo? Le quattro frecce? Sì. Scusate. No, non funziona. Per nessun motivo. Quindi adesso dovremmo trinciare, diciamo, di notte. Mi scuso se in questi episodi, diciamo, sono stato un po' troppo. In questi ultimi episodi sul trinciare, mi scuso, ma in qualsiasi episodio abbiamo fatto qualcosa di diverso, non c'è stato un episodio che abbiamo solo trinciato, perché nel primo abbiamo comprato la Jaguar, quindi ve l'ho fatta vedere. Nel secondo abbiamo comprato, mi pare, il John Deere e ve l'ho fatto vedere. Nel terzo abbiamo spalato cioè, non dico nel terzo perché era l'ottavo quello del John Deere, se non mi sbaglio. Poi un altro abbiamo comprato la barra più grande, in un altro ancora adesso andremo a comprare la Class Jaguar 980 se riusciamo e la Mieti Trebbia. Quindi si è schiarito. Boh. Vedremo cosa riusciamo a fare. E possibilmente senza perdere troppo tempo. Mi sa che sono andato avanti un po' troppo veloce. Vabbè, scarichiamo tutto qua. Un po' più comodo quando dobbiamo prenderlo. Anzi, facciamo così. Almeno compattiamo anche. Questo trattore pesa tantissimo, oltretutto. Per cui fatta benissimo. Allora, 269.000, la trincia costa 300. Esatto. Poi appena abbiamo i soldi vorrei comprare quel campo di lì e poi ragazzi, non finirò la serie perché c'era poco. Questo sarà quanto è? Decimo episodio. Sì, decimo episodio questo. E nel decimo episodio abbiamo già quasi finito. Perché adesso se ci mettiamo a trinciare ogni, diciamo, io mi metto a trinciare un campo ogni. In questa non c'è la cosa per la luce interna. Si vede un po' scuro, non vorrei che poi su YouTube si vedesse troppo scuro. Allora, spegni motore, anteriore. Nel fan c'è. No, qui non c'è quello interno. Boh, vedremo. Anzi, sapete una cosa? Dato che dovremo anche aggiornare il nostro parco macchine, perché poi si vedremo di fare qualcosa. Io direi di sganciare qui il rimorchio, di portarci il nostro John Deere da qualche parte a parcheggiarlo e di comprarci magari un bel Fendt, inversore del cavolo, e un bel Fendt 724, che quelli di Ago Modding. Vedremo. Cioè, vedremo no perché ho già deciso che lo compriamo. Questa qui aspetta, fermaci un attimo. Andiamo su mod.
questa. E ero indeciso se comprare questo o questo. Ma alla fine comprerò questo perché anche il caricatore è uguale a lui. E ci compriamo anche la sua zavorra per il 724 pesi. Questo. 724, questo sarebbe 500. Per 512, 516, questa per 800, 900, quindi anche per il 936. Il nostro bel, guardate, iniziano a rompere, mettiamo in silenzio, abbassiamo il volante, alziamo qui, alziamo il sedile, mettiamo la luce interna, che questa ne ha la possibilità, oh, così si vede meglio anche per voi. Togliamo le cose che non ci servono, alziamo i lampeggianti, mettiamo in moto, togliamo il freno a mano, accendiamo i lampeggianti. Apriamo i pannelli warning qui, questi qua, come si chiamano? Una dall'altra parte. No, forse un po' troppo là. No, non mi piace, non mi piace. Via. Via pannelli warning. Ah, dove passiamo? Forse è un contrasto troppo elevato. Sì, tanto si illumina solo il volante, per voi non cambia molto. Ah, giusto, con l'H cambiamo il coso, ma mi piace con la scritta Fender. No, rimorchio di là. Non so se adesso abbiamo 4 più 4. Ok, adesso è attivo. Questo ha anche più ripresa del John Deere. E a differenza dell'altro, questo sì, è una bestia anche questo, 240 cavalli, però non traina, diciamo, tutto senza il peso, si impennerebbe. Ecco, meno male che sono riuscito a salire. Si impenna, se non attacchiamo il 4x4. No, cosa dico? Se non mettiamo la zavorra davanti. Quindi proviamo il nostro nuovo trattore. Ah, giusto che non ho messo l'autista. Sì, un bel abbinamento, colore di niente, però un bel abbinamento perché ha le ruote rosse anche questo. Ci voleva quello bianco è bello, difendete, solo che non l'ho installato, mi sembra. Devo tenere la visuale o fuori o questa, perché se la tengo davanti mi smaciulo un orecchio perché si sente tutto sulla destra, rumore sulla sinistra non sento niente. Siamo a pieni. E vediamo un po' il nostro trattore. Si può anche aprire il cofano da qua. Ah, giusto, con lo hider non si può. Qui abbiamo la possibilità di aprire questa specie di cassettino. Adesso faccio così almeno. Mi fa aprire tutto, non c'è niente. Poi abbiamo la possibilità, allora, di aprire qui sopra, di tirare giù la tendina. Questo è stato il mio primo trattore preferito, diciamo, di farming, perché poi ho iniziato a scaricare delle altre mod, ma questo è stato, diciamo, il primo. E lo usavo 24 ore su 24, usavo solo questo perché tipo, mi piaceva troppo. Vediamo com'era F3. Sì. Abbiamo anche il computerino con. Se notiamo, adesso non so se riesco a farvi vedere. Non mi ricordo più che tasto era. T, Y, no, U.
Non mi ricordo più che tasto. Ah, questi due, eccoli. Ah, qua abbiamo il freno a mano. Qua ci sono scritti tutti i tasti. Lancio rimorchi, RPM, internal cam e questo per rimettere a posto la Z, no. Oh mio Dio, no, la rotellina del mouse. Z è nei John Deere. Si apre il nostro cofano e possiamo vedere lì dentro. Adesso possiamo anche richiuderlo. Si può chiudere anche da fuori, solo che non mi ricordo, cioè in teoria c'è il pulsantino qui, c'è il C, non mi ricordo precisamente dove. Ah, ecco, era dall'altra parte. Come vediamo si apre anche da fuori. Adesso devo farlo anche chiudere possibilmente. Oh, no, ce l'avevo fatta. Ok, via. Siamo ancora presto nel video, quindi penso che abbiamo ancora del tempo per cominciare. Adesso vediamo se riusciamo a scaricare tutto là in cima. Aia. No, non ti arrampicare su di lì. L'unica cosa che non mi piace sono le ruote rosse. Mi piacciono di più quelle, diciamo, intercambiabili, che però quelle intercambiabili, poche parole, e che sono grigie. No, quello più avanti. Ok, qua perfetto. Poi penso che quando abbiamo finito, diciamo, che abbiamo tanti soldi, io pensavo di non dichiarare la serie finita, per esempio, ma ci mancano ancora tante cose. Poi ci stavo pensando, ho detto, no, prima di finire ce ne vuole tanto. Avremo tanti soldi, ma poi ci sono ancora pecore, mucche, peccato che non ci sono i vitelli e i maiali, però galline da stare a prendere le uova, anzi adesso le compro dopo che le uova oltretutto si vendono lì dentro, no, in quella prima, sbagliato. E quindi c'è ancora tante cose da stare a dietro. E per esempio ci manca ancora, io ho detto abbiamo quasi finito, però trebbia, dove non abbiamo ancora una trebbia, cioè solo a dire questo, Farming Simulator senza trebbia è un po' una cosa strana, suona male. E io non dico il terrore perché potrei riseminarlo, però ho paura che mi appassisca il mais qua. Poi dobbiamo fare tutte le culture, diciamo, perché una cosa completa si definisce così, fare tutte le culture, quindi mais, barbabietole, patate, orzo, grano, frumento, che sarebbe colza, basta, sunflower, no, non penso, anche se si potrebbe, sì, si potrebbe in teoria, perché con la, come si chiama quella mappa lì? Come si chiama? Land of Italy? C'è anche. No. Perfetto. Ha anche girasoli, quindi adesso, cioè, possiamo seminarli anche qua. Dargli dentro è troppo difficile. Da fuori già meglio. Che c'ha di buono la Clash Jaguar 980, che c'ha il tubo che può allungarsi.
Poi è fatta benissimo. Ha l'IC anche dentro. Ha un bel po' di cose. Facciamo un giro largo, tanto lei si dovrà ancora preparare. Infatti. Almeno siamo proprio perfetti. 92, ancora qualcosa ci sta. Oh, non c'è stato proprio più niente. Qua abbiamo il coso, vediamo di abbassare quello davanti, vediamo. Cioè, facciamo così, passiamo. Perfetto, mi piace troppo. Perché poi è bello avere, diciamo, i comandi qua, tutto il C, almeno non serve schiacciare tanti tasti, basta che schiacci barra spaziatrice. E niente. E mi ricordo ad esempio adesso che parlo di C, di farmi in Simulator 2011, quanto sarà? 4-5 anni oramai che esiste, diciamo. E no, 4, cosa dico, 5. Quindi 4 anni fa, e che io ho giocato per poco nella, come si chiama, nella mappa originale, e poi ho giocato per tutto il resto del, diciamo, gameplay. Ho giocato nella, come si chiama, KFK Mix Map, no, quella lì è di Euro Truck Simulator. Là com'è? Oh mio Dio. Ike Map, ecco. Ike Map si chiamava. Che era una simile all'originale. Era, secondo me, era la mappa più bella ancora. Compattiamo. Vediamo se anche questo trattore compatta bene. 90, 91, 92, 90, sì, compatta bene. Andiamo. Bravissimo. Allora, questo trattore, anche se riesco a farvelo vedere, deve essere qua sotto, per quello non riesco. Aia, queste pietre. Anche il coso dell'indoor, diciamo, l'indoor sound, come sentite. Se apriamo la porta, si accende la luce, cosa molto bella, e cambia rumore. Certe volte si bugga. Sì, nel 724 mi capita solo che tipo bisogna fare così, aspettare che la porta si sia aperta del tutto e richiuderla. Ecco. Poi si può aprire il tettuccio sopra, che se non se si potesse tenere, diciamo, l'indoor, mi piace. Sembra che c'ha un rialzo, tipo. E ecco, si è di nuovo buggato. Adesso possiamo chiudere. E invece del resto basta. Sedile passeggero l'abbiamo aperto, si può aprire e chiudere. E poi basta, non c'è altro.
No, così no. Basta, penso che faremo ancora questo, diciamo, viaggio, se chiamiamolo così, questo ultimo trasporto al VGA. E poi basta, penso che andremo a concludere la puntata. 75.000, frecce. Guardate qua quanta roba. Sarebbero lampeggianti in teoria, eh? Allora, lampeggianti, poi va bene. Mentre si guida non si può fare, bisogna farlo per forza da fermo. Ah, poi una cosa bella, quando piove si attiva il tergicristallo. Patatatata. Schifo guidare così, non manco si vede il volante. No, no, che ci incastriamo. La cosa che mi piace di più, diciamo, del 724 è il muso davanti, diciamo, questa parte di qua in avanti. Poi ditemi anche voi nei commenti, magari consigli, cosa comprare, cosa fare, se comprare la 980 e quindi vendere la 850 oppure tenercela, e me lo dite. Oppure mi dite, prova, compra questo trattore, tanto adesso avremo un casino di soldi. Cioè, non avrei mai comprato questo trattore, ma adesso, se solo vendessimo la... E perché? Scusa. Questa qua non l'ho capita. Mi si è coperta da sola. Ah, ci sono rimasto male. Facciamo quest'altra, ma... Boh, non so perché si è coperta da sola. Non vorrei magari che avendo compattato, magari ho sbagliato tasto, come faccio sempre io, invece di avere... Cioè, ho schiacciato un tasto in più, ho schiacciato la R, quindi me l'ha coperta. Boh, spero di no. Qui dovremmo avere anche già del coso. Infatti 8%, 65.000 litri. Poi invece che concimare con quello chimico, diciamo, possiamo farlo con una specie di... come si chiama? L'etanolo, qui quello solido, diciamo, questo qui è quello liquido, si chiama. Non mi viene il nome. Fertilizzante lì, no, non lo so, boh. Beh, non so come si chiama. Boh, non so. Direi che per questo episodio è tutto. Penso che mi farò, diciamo, il resto del distillato per conto mio, perché qua oramai si fa troppo lunga la cosa. Perché il trattore qui lo spengo. Vi ringrazio per la visione, vi invito a lasciare un mi piace e a iscrivervi se ancora non l'avete fatto. Accendiamo un po' di luci, che non fanno mai male. E facciamo un bello screenshot. Ok, dai, è tutto. Ciao a tutti.